progetto si chiama Everyone's Dress, il vestito di tutti, e prevede la realizzazione di un indumento universale che possa essere indossato da bambini, uomini, donne, persone di ogni taglia e pensiero, diciamo. E con questa sua universalità l'indumento comunica la fondamentale uguaglianza di tutti gli esseri umani, quindi creiamo moda però per comunicare un profondo contenuto. E questo tessuto è il primo step del nostro progetto. È un tessuto stampato a mano con un logo che abbiamo realizzato durante un workshop qui a Farm, un workshop durato 10 giorni con un gruppo eterogeneo di persone nate in differenti paesi africani, ma ormai che vivono in Sicilia con differenti percorsi di vita. C'è chi studia, c'è chi fa carriera diplomatica, chi è orafo, chi sta ancora cercando la propria strada. E questo simbolo è un nuovo logo di Farm che abbiamo inventato, riflettendo sulla possibilità di considerare Farm Fashioning a Renewed Mankind, quindi un acronimo che significa dare forma, vestire una rinnovata umanità. E in questo logo abbiamo condensati tutta una serie di significati, dai differenti colori che unendosi formano il nero, che diventa quindi colore dell'integrazione, a una forma di abbraccio, a un segno di casa con la porta aperta, insomma tutta una serie di simboli che si condensano per raccontare questo pensiero di integrazione naturale e normale, e uguaglianza naturale e normale tra tutti gli esseri umani. Molto importante. Noi siamo fieri e orgogliosi di ospitare Noël, che ci ha aiutato, come dire, in questa prima residenza di un percorso più grande di residenze in cui ospitiamo giovani ragazze e ragazzi dai paesi africani, per, come dire, abituare anche i nostri bambini della scuola di architettura, i genitori, la nostra comunità, all'importanza di condivisione, di costruzione, di relazione, di confronto, di uguaglianza.